Maquilaglia, chi non conosce il sito Maquilaglia? Tutti lo conosciamo. Comunque, se non lo conoscevate, vi lascio giù nell'info box il link così potete andarle a dare un'occhiata. Maquilaglia è un sito comunque che rivende tantissimi cosmetici di tantissime marche, soprattutto make up tipo Make Up Revolution, V7 oppure LA Cosmetics, una cosa del genere. Comunque, tantissime marche low cost di make up. A me piace tantissimo Maquilaglia proprio per questo, perché rivende tantissimi cosmetici che costano pochissimo e che comunque sono molto buoni. Però ultimamente ho notato che Maquilaglia ha anche dei cosmetici, dei prodotti con buonici. E perché ovviamente non sono prodotti naturali quelli che si rivendono all'interno. Ultimamente hanno messo anche una sezione di prodotti naturali, c'è proprio scritto Nature. Se andate sul sito vedete che c'è scritto Nature, ci sono alcuni prodotti selezionati naturali, però nel reparto non naturale comunque ci sono dei prodotti molto interessanti. Alcuni sono per esempio totalmente vegani, altri per esempio sono senza parabeni, senza oli, senza petrolati, tantissimi prodotti che comunque hanno un inci, non dico perfetto, ma accettabile, e altri invece che hanno un buon inci. Allora, il prodotto più, diciamo, quello che si trova più spesso con un buon inci sono gli shampoo. Quindi ci sono tantissimi shampoo che sono comunque davvero ottimi, non sto parlando proprio di Garnier, dei soliti Fructis, che comunque sappiamo che hanno un inci accettabile, tra virgolette, ma parlo proprio di altre marche, quindi vi farò vedere appunto quali sono i prodotti che si possono acquistare su Maquilaglia. Alcuni sono veramente molto molto interessanti. Io mi metto i miei occhialetti perché andrò appunto sul sito e vi parlerò di questi prodottini qua, però devo avvicinare la scrivania se non ce vedo proprio. Come shampoo che ha un buon inci, che non fa parte in realtà di nessuna categoria naturale, ma lo trovate così tra i prodotti normali, si chiama Valker o Valquer, non so assolutamente come si pronunci. Ed è questo qui, ve lo faccio vedere, vi metto l'immagine. Ci sono tante tipologie di questo shampoo, per capelli grassi, per capelli secchi, per capelli piatti, sottili, insomma una marea di prodotti, ed è uno shampoo senza solfati, senza siliconi, non ha solfati, non ha coloranti, non ha MT, non ha siliconi, è cruelty free ed è eco-friendly, quindi un prodotto eccezionale secondo me, bisogna vedere se è buono. E la cosa bella è che è di 400 ml, cioè un bottiglione, costa 12 euro. Se voi andate in un sito tipo Ecoverde, 12 euro pagate per uno shampoo dai 100 addirittura ai 200 ml, non ho mai trovato shampoo che comunque di 400 ml che costino così poco, a mio parere, poi non lo so. Vabbè, ce ne sono talmente tanti che mi saranno pure sfuggiti. Comunque sia, penso sia un ottimo shampoo, infatti sono curiosissima di provarlo. Appena finisco quello che ho acquistato da Ecoverde, sicuramente lo andrò a provare. Poi andiamo avanti. Un altro prodotto molto molto interessante, che io non sapevo che Maquilaglia avesse, sono i prodotti della L'Oréal Nature. Io ho provato tantissimo tempo fa uno shampoo e mi sono innamorata, ma non lo riesco a trovare dalle mie parti, l'ho notato solo adesso sul sito. Allora, L'Oréal Nature è una buonissima marca che rivende dei prodotti formulati bene. Per esempio questo shampoo, io vi faccio vedere, questo è quello al cocco per capelli danneggiati, già immagino il profumo. Per esempio questo qui credo sia da quanti ml, vediamo. Quanti ml? Ma non lo so. Mi sa che 250 ml, una cosa del genere, 5,49 euro. Ci sono tantissime tipologie ovviamente, e questo anche è un prodotto senza solfati, senza siliconi e senza parabeni. Voglio provare assolutamente anche uno shampoo della L'Oréal per vedere se è simile a quello che avevo preso io, e ci sono tantissime tipologie. Ovviamente potete vedere al cocco, poi c'è quello al cacao se non mi sbaglio. Wow, wow. Comunque dategli un'occhiata. Poi abbiamo questo prodotto invece che costa un pochettino di più e non ne avevo proprio, non sapevo proprio della sua esistenza. È uno shampoo, oddio, non so come si pronunci, The
Fitzova, no, Fitzrovia. Oh, non ne ho idea, ragazze, veramente. Cambio luce perché c'è maltempo. Allora, costa 22 euro per 250 ml ed è, credo, uno dei migliori prodotti in vendita. Senza parabeni, senza sodium laurilsolfate, che è un tensioattivo abbastanza aggressivo se non viene tamponato bene con un altro tensioattivo. Poi senza chimie, non so che sia, ragazze, veramente. Sili senza silicone, senza cocamidea, che è un altro prodotto un po' forte per i capelli, e senza formaldeide. Io penso che questo sia un prodotto proprio da farmacia e interessante per chi, per esempio, ha una cute molto delicata, non può assolutamente utilizzare i vari prodotti, i vari shampoo in commercio, proprio per la presenza di tensioattivi molto forti. Un altro shampoo è questo qui di Attitude Nature. Questo qui lo trovate sia tra Machilaglia Normale che in Machilaglia Nature, perché è un prodotto biologico ed è da quant'è? Credo sia da 400 ml e costa 14,99 euro. Ovviamente è naturale, quindi sicuramente non ha assolutamente siliconi e altre schifezze, cruelty free ed è vegan. Ora sto vedendo. Sto passando dall'essere rosa all'essere gialla. Mi dispiace, non mi andava assolutamente di mettere le luci da studio perché fa caldo. Ah, poi abbiamo lo shampoo di Andalus Naturals. Andalus è una marca interessante, ha un ICI accettabile, l'unica cosa è che contiene comunque dei siliconi all'interno, almeno per quanto riguarda lo shampoo e anche il balsamo, però contiene solo quello. Per quanto riguarda parabeni, petrolati e altre cose varie, non c'è nulla. Naturale al 98%, gluten free, vegan e cruelty free. Comunque è un prodotto che rispetta abbastanza la natura, dovrebbe essere così, è vegan, e l'unica cosa è che comunque negli ingredienti vediamo, mi sembra di aver visto qualche silicone. Sì, c'è qualche silicone. Allora, andiamo avanti, ce n'è un altro. Sì, allora, è di questa marca che si chiama Coolmatics, e tutti i prodotti, quasi tutti i prodotti, sono davvero buoni a livello di formulazione. Solo 250 ml, costa 9,95 euro, non ha solfati ed è privo di siliconi, quindi sembra davvero un buon shampoo, anche perché vedendo l'inci non è affatto male, è uno di quegli inci molto molto puliti ed è ricco di estratti. È molto interessante. Andiamo avanti, passiamo invece adesso ai balsami, visto che ci troviamo, perché praticamente i balsami che hanno un buon inci sono praticamente tutti quelli delle marche che vi ho elencato, oltre a quelli classici della Garnier Fructise senza silicone che ormai conoscete, non vi ho voluto parlare di questi perché tanto si sanno. Un altro balsamo buono e fa parte della linea della marca Attitude, di cui vi ho parlato prima, il balsamo della Lovea, anche ottimo. Lo stesso balsamo di Valquer è lo stesso della linea Coolmatics che vi ho detto adesso. Quindi questi che vi ho elencato, gli shampoo che vi ho elencato, hanno annessi anche i balsami senza siliconi. Passiamo invece a le creme, sieri, scrub e via dicendo. Allora, abbiamo questa marca che si chiama Detox Skin Food. Vi faccio vedere tutti i prodotti che trovate su Machilaglia, e c'è di tutto: acqua micellare, scrub, siero viso, crema viso antirughe, crema corpo, davvero di tutto per quanto riguarda il viso e il corpo, e sono prodotti con una buona formulazione, ovviamente senza schifezze all'interno. Anche se non hanno il marchio, tra virgolette, bio, sono comunque degli ottimi prodotti, e i prezzi sono abbordabili, non costano molto. E
questo balsamo corpo, mani e piedi di questa marca che si chiama Altea Organics. Già il nome dice tutto, anche questo è un'ottima marca. Di questa marca vediamo che cosa c'è oltre a questo balsamo. Allora, questa marca fa tantissimi prodotti. Addirittura troviamo una protezione solare per il viso, troviamo il detergente viso, tantissimi prodotti. Però a parte questo, io volevo farvi vedere altri cosmetici che non fanno parte della linea Nature, non so perché me li ritrovo. E un'altra marca molto interessante è la linea Treat, una cosa del genere, che su Maquilale adesso sta un po' andando a scemare, perché prima si trovava sempre in prima pagina, ne parlavano di più, adesso forse stanno iniziando ad andare fuori dal sito, una cosa del genere, li vedo poco. È una marca che fa in particolar modo balistiche, quelle cose rotonde della Lush, ecco, li riproducono anche loro, ma fanno anche creme corpo, balsami per il corpo, scrub corpo e bagno schiuma, gel doccia, queste cose qua. E sono tutti prodotti, in particolar modo quelli liquidi, perché per quanto riguarda le balistiche non ne sono poi talmente sicura. Tutti i prodotti liquidi, quindi creme, balsami, bagno schiuma, scrub, queste cose qua, sono tutti prodotti senza siliconi, senza parabeni, senza schifezze all'interno, quindi super consigliata come marca, perché io l'ho provata e mi è piaciuta davvero tanto. E un'altra cosa interessante tra le creme corpo è il burro di karité di Lovea, che costa praticamente 1 euro. E sono 30 ml di burro di karité ed è burro di karité puro, non c'è nient'altro, c'è burro di karité e tocoferolo. Quindi questa marca assolutamente è da controllare, da acquistare secondo me, perché ha tantissime cose interessanti, infatti non vedo l'ora di provarle. Per quanto riguarda il make-up purtroppo ha pochissime cose, ma una cosa che ho notato è la nuova marca Very Vegan di V7, che costa pochissimo. Di questa marca potete trovare il bronzer, il blush, la cipria, l'eyeliner, la palette, i fondotinta, e costano pochissimo. Sono vegan, ma non sono sicura che per quanto riguarda gli ingredienti siano completamente naturali, quindi andiamo proprio sul fondotinta, lo sto aprendo adesso, vediamo un attimo cosa dice. Come immaginavo, gli ingredienti ovviamente sono pieni di... è pieno di siliconi, questo prodotto è pieno di siliconi, però è vegan. Poi c'è una marca interessante che ha una formulazione decente, ma che non è proprio il massimo, perché comunque ha qualche silicone all'interno, ma solo quello, non ha paraffina, non ha petrolati o parabeni, ecco, queste cose qua non ne ha, ha soltanto un silicone se non mi sbaglio. Physician Formula fondotinta. Allora, qui dice che è ipoallergenico, privo di parabeni, senza glutine, dermatologicamente testato, non comedogeno, senza profumo e senza oli. Allora, stranamente su questo prodotto non ci sono gli ingredienti. Non capisco perché, ma sicuramente se non c'è scritto che non hanno siliconi, vuol dire che comunque qualcosina c'è. Però, al limite, penso che abbia un inch accettabile. Sinceramente parlando, cioè io personalmente lo proverei, ecco tutto. Poi hanno anche, ti danno anche il pennellino per stenderlo, è davvero molto carino, anche il packaging è caruccio, insomma. Comunque ragazze, questo è tutto, questo è quello che sono riuscita a trovare più o meno su Maquilalia come prodotti decenti, tra virgolette. Se voi ne conoscete altri che non fanno parte della linea Nature proprio, che si trovano all'interno di Maquilalia proprio e che hanno un inch accettabile o comunque sono buoni, particolari, ecco, fatemi sapere, scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare tanti like, se volete altri video di questo genere magari fatemi sapere su quale sito volete che dia un'occhiata, e per il resto niente, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!